fantastico. Assolutamente sì, la via del mare è la via più ambientale che c'è, meno costosa ed è la più sicura se si pensa soltanto agli incidenti che succedono sulle strade. Quindi è la via alternativa, solo che non è competitiva perché tutte le altre forme di trasporto, vedi ferroviario, vedi autobus, sono tutte finanziate. La via del mare no, di conseguenza non è competitiva. Ecco perché apprezziamo lo sforzo che sta facendo la Regione Campania, utilizzando anche dei fondi europei, perché vengono premiate e vengono messe a parità di condizione le vie marittime. Quindi è una battaglia culturale che bisogna fare, perché gli italiani, i campani, si devono rendere conto che il mare non deve essere visto soltanto per fare il bagno sulla spiaggia, ma è un'alternativa per far lavorare i giovani, perché c'è molta richiesta nel campo marittimo, sia a livello di diporto sia a livello commerciale, e perché soprattutto le vie del mare sono un'alternativa alle vie terrestri in maniera fondamentale e per la Campania sono il futuro. Ecco, qual è l'investimento della vostra compagnia su questo progetto? Noi rischiamo parecchio, perché chiaramente dobbiamo pareggiare i conti con i ricavi. E questo quindi è un problema di marketing, di mettere sul progetto le associazioni, gli imprenditori, tutti coloro che capiscono che attraverso la via del mare possono valorizzare i loro territori, perché la via del mare permette di passare da una zona all'altra e quindi far vivere al turista più emozioni. Il fatto di collegare Capri, di collegare il Cilento, di collegare altre zone in maniera senza fare stress, senza stress, è un fatto importante. Quindi se si capisce questo, noi potremo vincere il nostro progetto, il nostro obiettivo, raggiungere il nostro obiettivo. Grazie.